Ciao carissimi e bentornati su Come realizzare Tutos e oggi con un video molto speciale. Vi faccio vedere la mia collezione di washi tape natalizi. Come vedete, la scatola non è grandissima, più o meno 25x30 cm. Qui davanti ho messo un adesivo e anche all'interno ce ne sono un paio. Apro, come vedete anche all'esterno ho messo washi tape come decorazione. Per primo ho qui gli adesivi, anche questi ve li faccio vedere. Ho qui una volta unicorni natalizi e luccicano, in più ci sono un sacco di stelline grandi e piccole intorno agli unicorni, ho due fogli di questi. Poi ci sono adesivi più grandi con alberi di Natale, foglie e palle di neve, molto carine, questi mi piacciono. Anche di questi ce ne sono due. E qui altri adesivi natalizi più piccolini. Una pallina per l'albero, un diamante, guanti, candele e una barba. E anche di questi ce ne sono due fogli. Questi sono i miei adesivi natalizi preferiti quest'anno. E arriviamo ai washi tapes. Qui ce ne sono anche altri nastri adesivi più sottili che non sono washi tapes. Li ho assortiti secondo il loro colore. Iniziamo qui con quelli color oro. Questo è un nastro con stelline d'oro grosso. Poi ce n'è uno con renne e alberi di Natale, fiocchi di neve e alberi di Natale in bianco su oro. Questo qui è di Teddy con una stella cadente, molto carina per Natale. Rimetto dentro questi. Questo nastro qui è bianco con dei puntini, poi questo color oro e argento, questo qui non è un washi tape. E poi tanti mini washi tape, tanti mini nastri larghi, mezzo centimetro più o meno, uno verde con stelline bianche, bianco con stelline rosse, poi viceversa, poi solo oro, oro con stelline rosse, oro con stelline bianche e bianco con stelline oro. Mi piacciono moltissimo questi. Continuo con argento. Ho alcuni nastri sottili qui. Argento con alberi di Natale, ve lo faccio vedere. Poi argento luccicoso, altri nastri con stelline e un argento, due nastri neri semplici, uno sottile e uno con la scritta with love, con amore, altre stelline in nero e rosa. E poi questo qui, molto divertente, con i numeri dall'1 al 24, dopo la 24 riparte con 1, ideale per fare un calendario d'avvento. Qui ho due nastri con accenni rossi, con accenti rossi, uno con il lecca-lecca e uno con Merry Christmas. Sono entrambi di Action. Ancora più nastri rossi con fiocchi di neve e cuoricini e con Merry Christmas, un'altra volta,
molto carino per decorare i regali di Natale. Un nastro di IKEA in un rosso scuro. Altre renne e alberi di Natale, questa volta in rosso, blu e verde su bianco. Un nastro più grosso con i pupazzi di Pan Pepato, divertentissimi. Questo nastro è più sottile con diversi fiocchi di neve in rosso. Poi abbiamo un'altra volta alberi di Natale e renne con fiocchetti di neve, questa volta su un nastro più grosso e tantissimi Babbi Natale sull'altro. I prossimi nastri sono di Lidl, di un paio di anni fa. Non sono washi tapes, sono nastri adesivi normali, ma sono veramente carini. Il primo con Merry Christmas e il secondo con Ho Ho Ho. Vanno benissimo per impacchettare i regali di Natale. Questo è un nastro con fiocchi rossi, ve lo faccio vedere, molto carino, anche questo è di Lidl. Poi qui ce n'è un altro nastro rosso con Merry Christmas, credo sia di cibo. Altri nastri rossi. Rosso semplicemente è il tipico color natalizio. Rosso con puntini bianchi. Un nastro con strisce rosse e bianche, questo di nuovo è un nastro più grosso con stelline e fiocchi. Pian piano cambiamo colore, blu e verde, questi due blu, uno con fiocchi di neve bianchi e l'altro con fiocchi di neve bianchi e rossi. Poi un nastro molto speciale con Olaf, contentissimo ballando, bellissimo. Poi uno dei nastri più carini con le renne, Babbo Natale, angioletti, seduti che si vedono da dietro. Continuiamo col verde, mi ricorda gli alberi di Natale, questo qui è il nastro con il quale ho fatto il maglione natalizio nuovo di Stella, un verde molto intenso. Poi abbiamo gli alberi di Natale, verde su bianco, uno è di Lidl. E questo è un washi tape con tanti alberi diversi. Poi un nastro bianco e nero con la scritta 100% Christmas e Cool Christmas con rami e pini. Questo mi piace usarlo per le cartoline. E poi l'angolo con i colori più forti, un nastro rosso luccicoso e uno color oro.
Poi questi due qui, uno verde e l'altro fucsia. E siamo arrivati agli ultimi due nastri. Questo è di Idee, con renne e piccioni e addobbi natalizi. E poi questo qui è pieno con piccoli gufi, carinissimi, con occhi enormi. Ecco, questa è la mia collezione di nastri washi tape natalizi, ma non solo, per quest'anno. Spero vi sia piaciuta questa idea di farvi vedere i miei nastri e vi sia piaciuto anche il video. Volentieri potete lasciare un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Basta cliccare su iscriviti e sulla campanella per non perderti più nessun nuovo video. Alla prossima, ciao!